Signori, bentornati in un nuovo episodio di Mafia 2. Mafia 2, 2 Mafia, guardalo lì, guardalo Mafia 2. Signori, benvenuti. Vi invito sempre a lasciare un like incredibile in questa serie, perché solo grazie al like possiamo proseguire e andare avanti. E intanto vi ringrazio perché, ragazzi, tutti gli episodi di Mafia, tutti superano i 100 mi piace. Questo significa che questa serie vi piace, ve la state godendo come un film. Molti di voi l'hanno giocato più e più volte, ma nonostante tutto continuano a guardarla. E adesso non voglio più rompervi il cazzo con questa premessa e riprendiamo da dove ci siamo salutati. Qualcuno ha bussato alla porta. Chi cazzo è? Andiamo a vedere. Apri, apri. Ah, cambiati vestiti. Mamma mia, sei a casa tua, Dio mio, apri mutande. No, dobbiamo per forza eleganti, sempre dei signori. Oh no. Ehi, Vito. No. È tanto che non ci si vede. Già, un bel pezzo. Che vuoi, Harry? Un drink. Prendiamo la mia macchina. Raga, Harry che si presenta dopo che abbiamo fatto saltare in aria... Cioè, abbiamo tentato di uccidere il capo della sua famiglia. Guido io? Che a me sbagliavo, rubavo l'auto della polizia. Non saprai che Clemente è morto come tutti gli altri. Senti, Vito, so che Falcone c'entra in qualche modo. E ho paura che voglia eliminare anche quello che rimane della famiglia. E per chi dovrebbe interessarmi? Beh, sì. Senti, sul fatto che te ne sei andato, mi dispiace per quello che ti ha fatto Clemente. Ha avuto quello che si meritava, giusto? A me non me ne frega niente di quel vecchio bastardo. In effetti posso tranquillamente lavorare per Falcone. Mi stai dicendo che vuoi unirti a noi? Sì, dato che lavori per lui, ho pensato che forse potevi mettere una buona parola per me. Ma sicuro? Joe e io garantiamo a te. Orca madò! Grazie, Vito. Ma come grazie, Vito? Ma come mi devi un favore? Ti ho appena spacciato la macchina. Allora, come va la vita? Prima o dopo che la metà di quelli che conosco è morta? Quella storia all'hotel. Immagino che tu non ne sappia niente, vero? Non so di cosa stai parlando. Strano, perché hanno ammazzato un amico di Joe nel parcheggio quel giorno. Quindi immaginavo che c'entraste voi due. Amico di Joe? Di chi parli? Sai, quella minchia di ragazzino che veniva sempre con Joe da Freddy. Come si chiamava? Mickey, Mikey, come minchia si chiamava? Vuoi dire Martin? Sì, sì, è lui. Ha una voce uguale a quella minchiona di Minnie. Sì, ne ho sentito parlare. Quindi sei sicuro di non essere stato là quel giorno? Sei sicuro? Mettiamola così. Joe e io ci stavamo occupando di una cosa per il nostro capo quel giorno. È tutto quel che posso dire. Sai cosa? Comunque sia, non importa. Ma fammi un favore, ti va? Sì, sicuro. La prossima volta usa qualcosa di meglio di quei baffi finti del cazzo. Vi ho riconosciuto da un chilometro. Senti, possiamo non parlarne adesso. Anzi, non parliamone più. Non preoccuparti, avete fatto quello che dovevate. Attenzione, quindi lo sa. Questo non è il tipo di lavoro adatto a te. A dire la verità? No, questo è ciò che sono. Ed è ciò che so fare. Già. E suppongo che sia molto più redditizio fare il fottuto autista di taxi. Stavo pensando di lasciare la città dopo l'affare all'hotel, ma... Per andare dove? E a fare che? Ecco perché sono venuto da te. Così ero la tua ultima spiaggia, eh? Grazie. Ma tanto per sapere, come mai sei venuto da me e non da Joe? Beh, insomma, Joe è un tipo a posto, ma non è esattamente la persona a cui affiderei il culo. Mi capisci? Sì, beh... Non posso certo darti torto. Mamma mia, raga, ma che cazzo? Quindi, dai, Harry vuole unirsi a noi. Per adesso non sembra... Beh, non sembra sia venuto con cattive intenzioni. Sa tutto, ci aveva addirittura riconosciuti nello scorso episodio quando abbiamo fatto quella missione. Ma nonostante questo, ha fatto finta di niente. E ciao, non ci ha messo i bastoni tra le ruote, che era una mia preoccupazione. Guarda il pezzo di macchina qua. Boh, Harry, andiamo, andiamo. Vediamo cosa possiamo fare, buon uomo. Ehi. Ciao, Vito. Hai quei soldi per me? Tengo sempre la parola, no? Ecco qui. Non spenderli tutti in una volta. Grazie. Dov'è Joe? Era qui prima, ma poi se n'è andato. Pareva incazzato. Ultimamente pare sempre incazzato. È come dargli torto. Senti, devo parlarti di una cosa. Cosa? È importante. Ho da fare con Vince al momento. Vuole attaccarci, non sappiamo come o perché. Devo pensare a questa cosa. Beh, allora dovresti ascoltarmi. Va bene, dimmi, ma fai in fretta. Mi ha chiamato uno che lavorava per Clemente. È preoccupato. Non sa se daremo la caccia al resto degli uomini di Clemente. Beh, non è. Per quanto ne so, il capo non è in mente nulla in questo momento. A meno che non facciano qualche stronzata. Ok, beh, il tipo mi ha chiesto anche se può lavorare per noi. Sì? E chi?
Un amico tuo, per caso? Ho fatto qualche lavoro con lui per Clemente, ci sa fare. Ok, digli di passare. Beh, veramente, adesso lui è già qui. Davvero? Va bene, vallo a prendere. Lui è Henry Tomasino. Henry, Eddie Scarpa. Piacere, signor Scarpa. Non mi chiamare signor Scarpa, gli amici mi chiamano Eddie. Siediti, Henry. Allora, Vito mi ha detto che vorresti unirti a noi. Sì, sono senza lavoro. E quello che è successo è acqua passata. Bel modo di pensare. Prima dimmi una cosa, Henry. Clemente e Vinci progettavano qualcosa contro la nostra famiglia. Ok. Di solito tengo il naso fuori da ste cose. Ma una volta ero con Luca Gurino da Leo Galante e Luca continuava a dire che Falcone era coinvolto in certi affari sporchi e che si doveva fare qualcosa per sistemarlo. Penso volesse mettere Vinci contro di voi. Pezzo di cornuto. Scommetto che parlava di gioca proprio mentre la spacciava lui. Lo sa che Vince è contrario a quella roba. Probabilmente è riuscito a fregare il vecchio. È per questo che vuole muoversi contro di noi. Dobbiamo colpire per primi. Ancora? Ehi, se non ci muoviamo noi lo farà Frank. Prima dobbiamo liberarci di Galante. Senza di lui, Frank è fottuto. Leo? Volevo che ne restassi fuori, ma non ho nessun altro che possa fare un lavoro come questo. No. Ora, secondo me questa può essere l'occasione perfetta per mettere alla prova Harry. Che ne dici, Harry? Te la senti? Se al lavoro fatto sarò dei vostri, sicuro. Esatto. Occupati di Leo. E tu che mi dici, Vito? Se vai con Harry per vedere che tutto fila liscio, mi fai un grosso favore. Non è che devi ucciderlo tu. Basta che vai lì, aspetti che finisca e poi torni. Ma se non ti sembra giusto, posso sempre chiedere a qualcun altro. Che ne dici? Mi spiace, Eddie, non posso farlo. Leo è stato come un padre per me in galera. Sì, capisco. Mi sa che te ne dovrai occupare da solo, Harry. Puoi prendere qualcuno se vuoi, ma dobbiamo fare in modo che nessuno sospetti di noi. Leo vive a Highbrook. Capito, non preoccuparti. Sarà fatto oggi. Ok, meglio se ti muovi allora. Ci vediamo, Eddie. Hai fatto bene a portarlo qui. Anche se va tutto a puttane, non sospetteranno di noi. Non credo che manderà tutto a puttane. Meglio così. Beh, Vito, non c'è altro per te oggi, ma fa un salto qui domani, ok? Sì. Ci vediamo, Eddie. Ciao. Porca puttana, raga, però. $3,000 così. Quanti soldi abbiamo? 10,000. Avverti Leo. Sì, raga. Leo, appunto. Ma vai a cagare. Dai, vai a far culo. Raga, Leo ci ha aiutato a uscire di galera. Vai da Leo in fretta, prima che arriva R. Vai. Dai, scassina sta cazzo di macchina. Ma veramente? Dai, raga. Porca puttana, dai, dobbiamo sbrigarci, raga, ad avvisare Leo. Qua sicuramente, raga, avremo modo di fare entrambe le scelte. Che ne so, potremmo magari fottercene e farlo morire. Però dai, io, raga, Leo Galante in galera è stato veramente l'unica difesa. Cioè, ci ha fatto passare il resto dei giorni in una suite alla fine. E in più non ha permesso che la saponetta caduta in bagno potesse diventare comunque un problema. Sti cazzi dell'eccesso di velocità. Insegua veicolo per eccesso di velocità. Vaffanculo, prendimi. Vedete come si seminano subito? Guarda qua, un quale sportiveggianza. Dio mio, ma mi sa che non ce la faccio, raga, eh. Non me lo dire, no, raga. Io ci riprovo al massimo, devo salvare Leo. Queste macchine di merda che non si muovono. Dai. Mamma mia, raga, il tempo scorre. Dai che siamo arrivati. Vai, veloce. No. Ma dai, cioè, io non ho parole. Cioè, proprio perdere davanti la porta, veramente. Cazzo di personaggio che non corre. Arrivederla, signora. Ma vai a cagare pure tu. Questa è più veloce. Dai, sali. Ora ci è capitata l'auto migliore, raga. Non c'è bisogno di scassinarla questa qui. È pure più veloce. Vabbè, ora ce la facciamo, raga. Non so se è fatto apposta, però bella sta macchina. Non so se è fatto apposta. Tipo, hai sbagliato, ti facilitiamo la vita, ti facciamo trovare un veicolo più forte. Non lo so. Comunque, ci vediamo direttamente dal nostro Galante. Ok, raga, ci siamo. Molto in anticipo stavolta. Leo, ci sei? Come minchia sei entrato? Fuori di qui o ti infilo il Leo, mettilo via. Sono io, Vito. Vito? E tu che minchia ci fai qui? Leo, potevi non chiamarmi, c'è tempo, no? Per parlare. Devi andartene in fretta, vogliono farti fuori. Cosa? Vieni di sopra, Vito. Ho freddo ai piedi. Vuoi bere qualcosa? Se voglio da bere. Ma che cazzo hai nella testa? Allora, raccontami.
Falcone ti vuole morto. Sta già arrivando qualcuno, devi andartene. Che? E perché mi vuole ho morto? Ho sentito che Vinci sta pensando di attaccarlo perché Clemente ha mentito. Ha detto che faceva affari con mentito. La droga. Vito, Carlo Falcone fa affari con la droga, lo sanno tutti. Clemente ha cercato di prendersi la sua fetta e Falcone se n'è liberato. Ora vuole liberarsi anche di noi prima che ci muoviamo contro di lui. E tu come minchia lo sai? Ho le mie fonti. E tu perché sei qui? Perché? Ma ti stai rincoglionendo? Perché vogliono ucciderti per la morte di Dio? Smettila di parlare, vestiti e andiamocene! Liberiamoci di quelli che Carlo ha mandato a uccidermi. Siamo in vantaggio, no? Non sanno che li stiamo aspettando. Non posso, lo conosco. In realtà sono quello che gli ha trovato il lavoro. Cosa? Hai ingaggiato un tuo amico per ammazzarmi? No, non proprio. Senti, non ho tempo di spiegare. Sarà qui da un momento all'altro. Ok, aspetta qui. Mi vesto. Troppo tardi. Sono qui. Oh, merda. Harry non deve vedermi. Nascondiamoci prima che venga su. Porca puttana, raga. Dove cazzo mi nascondo? Ma non saprei. Forse ci stiamo qua dentro. Sei pazzo. No, no, se quello sale è un casino. Qua, qua, ci sono degli armadi. Potremmo nasconderci nella doccia. Non è un granché come idea, ragazzo. Metti via la pistola e manda via i ragazzi. Vi spiegherò tutto. Ragazzi, aspettatemi fuori. Se non esco tra qualche minuto, venite a cercarmi. Ma... Sedetevi. Mi hanno preso... Che sta succedendo qui? Henry, Leo è un amico mio. In prigione mi ha praticamente salvato la vita. E mi ha accolto in famiglia. Non sapevo che Eddie voleva mettere una taglia su di lui. Dovevo avvisarlo. Sì, ho capito, ma io non posso mandare tutto a puttane. Se lascio andare Leo, Falcone penserà che l'ho fatto apposta e mi farà uccidere. Attenzione, Harry, sono tuo amico! Io per te lo farei, e lo sai! Questo non ha a che fare con l'amicizia, Vito. Sono affari, e se faccio cazzate sono finito. Non posso lasciarlo andare. Ho accettato il lavoro e devo finirlo. Se non vuoi guardare, puoi andare via. E non preoccuparti, non dirò niente a nessuno. Ascolta, Leo mi ha detto che sta succedendo tutto perché Falcone vende droga. Sta violando le regole e vuole far fuori quelli che lo sanno. E allora? Gli unici che non infrangono quelle regole sono Frank Vinci e Leo, qui. E non sono loro quelli che mi pagano. Vito, grazie di tutto. Ma ora lasciaci. Ho avuto una vita lunga e bella. Non ha alcun senso rischiare il collo per regalare a un vecchio qualche anno in più. No, Leo. Ci deve essere un altro modo. Vito. Vai. Mi dispiace, Vito. Non dirò a nessuno che eri qui. Quando esci, cerca di non farti vedere. Mamma mia, raga. Devi un grosso favore. Cosa? Ehi, ragazzo. Leo. Vuoi da bere? Che è successo? Mamma mia. Con il tuo amico. Sparisco. Non c'è più niente per me in questa città da quando mia moglie è morta. E avevo comunque pensato di ritirarmi in un bel posto caldo. Oh, dai, bene, dai, grande. Cosa, usciamo di qui prima che il tuo amico cambi idea. Perfetto, grande, grande il nostro Harry. Mamma mia, raga, grande Harry. Bravi tutti, bravi tutti. A volte bisogna chiudere un occhio. Qua parliamo di amicizia, qua parliamo di sentimenti. Qua parliamo che gli fotto pure la macchina. Andiamo, andiamo. Il nostro grandissimo Leo che ci ha salvato la vita. Ok, Vito. Adesso, se non ti dispiace, portami alla stazione. Mi sono trovato bene in questa città. Ma è tempo di dirle addio. Ci vuoi andare in pigiama? Sì, cazzo. Meglio vivo in pigiama che morto in giacca e cravatta. Beh, in effetti. Vuoi dire a Frank quello che è successo? Certo che sì, ma non preoccuparti. Non farò il tuo nome. Avrai già i tuoi bei guai per questa storia. Grazie, Leo. Sai, questa cosa si è complicata in fretta, no? Ma è chiaro, Vito. Che ti aspettavi? Fai un giuramento, metti un bel vestito e poi è tutta una bella festa. Carlo è sempre stato un losco bastardo, anche per quelle con cui lavora. Ho detto per anni a Frank di starci attento. E adesso che farei? Sparisco e lascio che le cose vadano come devono. Salgo sul primo treno per lo Steven, faccio un paio di telefonate e poi vado dritto in aeroporto per prendere un volo verso un posto caldo.
Domani a quest'ora sarò su una spiaggia a sorseggiare uno di quei gin alla frutta con dentro l'ombrellino. Bene, eccoci qui. Grazie di tutto, Vito. Ma promettimi che non farai più il coglione come hai fatto oggi. Hai rischiato la pelle solo per concedere qualche anno di vita in più a un povero vecchio. Goditi la vacanza, vecchio. Ma noi ci teniamo. Il nostro Vito, raga, non ha più suo padre. In lui ha visto un padre. Ci sta. Andiamo a casa, andiamo a casa. Buon viaggio, Leo, buon viaggio, bro. Bello, 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 raga. Che gioco, che io non ho parole. Comunque, mi avete detto nei commenti che questo gioco conta 15 episodi. Quello che stiamo giocando attualmente è il capitolo 11. Cioè, no, 15 episodi, perdonatemi, 15 capitoli. E questo qui è il capitolo 11. Ciò significa che non siamo lontanissimi dalla fine del gioco. Io cercherò di fare due capitoli a episodio e secondo questa teoria dovremmo finire tra questo e, cioè, tra il prossimo massimo il prossimo ancora, a meno che magari ne faccio uno lungo. Ma li ho seminati? Pazzo bastardo, a che? Sono a casa. Che ci fai così? Vito, no! Non so cosa fare, non posso tornare a casa. Non voglio vederlo mai più. Oh, che è successo? Vedere chi? Eric. Tuo marito, perché? Babe, ed è sempre in giro a divertirsi. Non è che ti picchia? No, ma si vede con qualcuno, sono sicuro. Ma lui ti picchia? Rispondi. Ogni tanto. Io lo ammazzo. No, ti prego. Mamma mia! Ho pensato che potevi parlarci, a te ti ascolterà. Dov'è? Non lo so. Ha un amico che vive a River Street. Okay, di solito è lì che bene, va. Allora senti, ehi, quando stai un po' meglio, torna a casa. Parlerò con Eric. Se quel bastardo non torna a scusarsi, chiamami, ma non preoccuparti. Ok, Vito, ma non fargli male, ti prego. Non ti preoccupare, lo farò ragionare, ok? Sì, a colpe di ferro. Lo facciamo ragionare noi, non vi preoccupate. Magari posa l'arma, Vito. Vito, hai della polizia qua. Buongiorno, agente, come sta? Tra l'altro, voi mi avete detto pure che in garage dovrei avere io una delle auto più veloci. Dovrebbe essere... ma forse questa, vediamo, proviamo questa. Guardalo lì! Con quanta potenza! Comunque è una di queste... signora! Così, spacchiamo la macchina, sti cazzi, tanto io pago. Perciò, signori, avete capito? Il marito di nostra sorella la picchia. La sorella di Vito Scaletta picchiata da un pezzo di merda. Ma ora glielo diciamo noi. Beh, qua, vediamo, non gli diciamo niente, li parliamo e basta, sì. Che cazzo è? Mostra info, wanted. È ricercato, ma che cazzo è? I vostri ricercati sono nascosti per la città. Ok, ma dov'è che devo andare, scusa? Qui, ah, qua. A caso allora l'ho trovato questa roba. Allora lui dovrebbe abitare da qualche parte qua. Forse qui. Oddio, oh, che cazzo succede? Ma cos'è, un locale? Non... qua ci sono tutti ubriachi. Tirai dal cazzo. Oddio, mamma mia, stai buttando pure l'anima. Parla con la tizia fatta. Eric è in cucina, tesoro, ma credo che sia occupato ora. Ma che cazzo di marito? No. Eric, cosa cazzo credi di fare? Sono occupato, ok? Sparisci. Penso che dovresti essere occupato a prenderti cura di tua moglie, stronzo. Insegnami a picchiare una donna. Porca putta. Oh, pezzo di merda. Testa di cazzo. Porca puttana. Merda. Porca puttana. Consideralo un avvertimento. Tocca ancora mia sorella e io t'ammazzo. Va bene? Sì. D'ora in poi te ne stai a casa. Non ti droghi più. La smetti di bere. E fai in modo che lei sia tanto, tanto felice. E se solo vengo a sapere che non lo è, cazzo ti trovo e finisco il lavoro. Mi hai capito? Sì. Ok, gente, la festa è finita. E non ci saranno più feste con questo stronzo, mai più. A meno che non vogliate che torni e faccia lo stesso a voi, capito? Mamma mia, il nostro Vito. Come si fa a portare rispetto? Mamma mia, il nostro Vito, un grande, un grande. Eppure, raga, vi dirò. Quando ho giocato a Mafia 1 mi sono affezionato molto a Tommy. Cioè, pensavo, raga, di non affezionarmi più di tanto a Vito. E invece, raga, vi dirò. Vito mi sta quasi più a cuore di Tommy per adesso. Veramente. Vito, raga, Vito è Vito. Ma lei ha già il cazzo.
Allora, noi dovremmo andare a casa, ma prima di andare a casa, raga, vorrei passare da un'officina, perché vorrei modificarmi quest'auto. Oh, ma è la prima volta che piove, raga, se non sbaglio. Ed eccoci qua, ed eccoci qua a modificare la nostra auto. Vediamo come possiamo farla, ragazzuoli. Signori, vi presento il bolide della vita. Guardalo lui con quanto stile. Nera, col tettuccio bianco e queste cose viola che hanno il suo grandissimissimo perché. Mamma mia, raga, è un mostro. E adesso possiamo liberamente andare a casa. Ed ecco. Come spaccare una macchina. La polizia corre, non si è accorta di un cazzo completamente. Ok, raga, siamo a casa. Cos'è? Suona il telefono? Avete rotto i coglioni, sono appena arrivato. Vito, sono Francesca. Eric è tornato conciato male. Hai promesso che non gli facevi niente. Avrà fatto a botte. Girava con gente davvero brutta. Ha chiesto scusa per tutto, Vito. Ha promesso che sarà buono con me. Adesso fa tutto bene. Lo lascerai stare, non è vero? Ehi, tutto quello che vuoi, ma se ti fa del male ancora, lo ammazzo. Ma ti senti, Vito? Io non ti riconosco più. Per favore, stammi lontano, hai capito? Stammi lontano e basta! Ma che cazzo ti arrabbi? Minchia, porca puttana, stai con uno, si stava trombando un'altra. Andiamo a dormire, va, andiamo a dormire. Ste donne, gli basta un cazzo, gli basta. Che cazzo succede, oh? Da fuoco a tutto quanto! Avanti! Ora! Brucia! Stronzo italiano! Brucia! La mia casa! Oh, cazzo! Da dove minchia esco? Dalla finestra! Come meno 8.000 dollari? Dai, siamo senza soldi! Meno male che abbiamo modificato la macchina! Aia, aia, aspetta, aspetta! Troviamo un accordo! Ma che cazzo significa? Aia, sono in mutande, datemi un attimo. Merda, che cazzo faccio? Non ho armi, non ho nulla. Minchia, fotti una macchina, per favore. Qua, qua, fotti una macchina, spacca il vetro, sti cazzi, siamo veloci. Ancora! Vai da Joe. Ma tu guarda sti stronzi. Pezzo di merda. Vaffanculo, due me li metto sotto. Minchia, raga, abbiamo perso 8.000 dollari. Ci hanno bruciato casa, nostra sorella ci odia. Cioè, tutto così a caso, ragazzi. Dio mio, si stava concludendo il capitolo nel migliore dei modi. E invece è colpo di scena, raga. Ma vai a cagare, signora. Io penso di aver preso l'auto più lenta della vita, raga. Sono a 50 km orari circa. Così, tutto schiacciato al massimo, senza limitatore. Pazzesco. Ma dove stracazzo è Joe? Io voglio un'arma, raga. Ma non so come cazzo procurarmela adesso. Ma tu guarda che cazzata. Speriamo che il nostro Joe ci aiuta e ci dà qualche bel ferro, perché se no siamo messi malissimo. Dai, taxi. Mamma mia, di danno. Cioè, guarda, siamo proprio scalzi. Anche se da un po' che non si vede adesso Joe. Che cazzo è successo? Speriamo sta bene. Aspetta, Joe era qua al primo piano. Ok, speriamo ci dà una mano. Hey Joe, non dirvi che non sei a casa. Andiamo. Non sarai svenuto, eh? Forza. Dai, cazzo. Buon uomo, vabbè. Hai fatto un barbecue in mutande. Già, posso entrare? Oh, sì, sì, certo. Ti do da bere, vieni. Ma che cazzo hai fatto qua, Joe, in casa? Ma che cazzo? Bello, vero? Che minchia è successo a questo posto? Ora ho bevato un po' il mio covo. Che ne pensi? È davvero diverso. Vero? Ma... Pensa che ho fatto tutto io. Allora, che minchia è successo? Vieni. Fottuti pazzi irlandesi. Gli irlandesi? E che hanno fatto? Hanno provato a farmi fuori. Che? E mi hanno bruciato la casa, cazzo. Figlia di bottana. Che intenzioni hai? Vuoi andare a occuparti degli irlandesi adesso? Certo che sì. Ok, calma, ti fatto un bicchierino e fammi fare un paio di telefonate. Guarda nel mio armadio. A meno che non vuoi fare giustiziere mutante. Grazie, pensavo non l'avresti mai detto. A posto, è un grande, devi vestirti. Sì, lo so, ma mi serve un favore. Stanotte dei cazzo di irlandesi hanno tentato di uccidere un mio amico. Un cazzo di costume da pagliaccio. Hanno bruciato la casa. Voglio sapere chi sono e dove se la fanno. Potrebbe andare peggio? Ehi, se non me lo dici, te ne faccio pentire. Mickey Desmond. Ah, è lui. Questo spiega tutto. Dov'è adesso? Sì, sì, conosco il posto. D'accordo, grazie. Vai, 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 Joe, dai che sappiamo la posizione. Finalmente ti veste come se deve. Ricordati che quella camicia la rivoglio indietro. Non ne fanno più di vestite così.
Non mi stupisci. L'ho messa apposta. Alla Isle of Tara, la loro base è Kingston. Dai, il resto te lo dico in macchina. Beh, l'ho messa apposta sta camicia, raga, perché sapevo che era come quella di Joe. Ho detto, bah, vediamo che cosa succede se mettiamo la stessa camicia. Quindi io ho perso pure la macchina. No, aspetta, fammi vedere se posso prendere una mia macchina. Oh. Scusami, abbiamo qua, signore macchine, voglio dire. Ecco, sali tu invece. Vamos! Notizia recente degli irlandesi. No, nulla. Perché? Gli irlandesi hanno un nuovo capo, Mickey Desmond. Ci sono un altro paio di tizie che vogliono il suo posto. E così lui può far vedere a tutti che con lui si fanno grandi affari. E questo cosa ha a che fare? Ryan O'Neill. Era il cugino di Desmond. C'era da immaginarselo. Adesso sarà in quel buco del cazzo a ridarsela con i suoi compari irlandesi. Allora andiamo lì e sistemiamo. Esatto. Non sono rimasti tanti, quindi mi sa che possiamo pure spaccare tutto. Prenderli di sorpresa. Mi piace. Coglione. Vai, vai, ci sta, ci sta. Bene, siamo lì tra un minuto. Merda, te ne cavo. Ti serverà un ferro. I ferri! Siamo a posto, altrimenti mi tocca ammazzarli a mani nude. Ma per me non fa differenza. Dovrebbe essere qui da qualche parte. Ecco. Vieni. Oddio, ma quale pezzo di camionetta che c'è qua, raga? Minchia. Ah, comunque è velocissima st'auto, raga. Molto più veloce di quella che abbiamo appena modificata. Mi sa che questa è la più veloce del gioco, raga. Andiamo, andiamo. C'è lo sportello. Perfetto. Allora, vediamo che cosa succede. Mamma mia, che missione. Minchia, sono qui. L'ho seguito, ma l'ho perso. Quel cacasotto è scappato. Ma lo troverò. E quando ci riesco... Eri tu quello che scappava, stronzo. Cazzo. Oddio. Tu ne hai di palle. Esatto. Vieto, copri. Cazzo, quello stronzo mi ha sparato. Ecco, pezzo di... Pezzo di merda, pezzo di merda sei. Sei un pezzo di merda. Sei un pezzo di merda sei. Ufango. Aia. Porca puttana, stavo morendo malissimo. Dio mio. C'è qualcosa da bere, da stuzzicare, giusto per... Oh, 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 signori gli occhi. Dove cazzo sono questi stronzi? Di qui? Minchia, sta scappando? Ma che cazzo di macchina di merda? Sono altri. Dai, stanno scappando. Ma l'ho freddato, l'ho freddato, l'ho freddato. Merda, merda. Porca puttana. Ma l'avevo preso in faccia. Aia, porca puttana. Ma Joe non spara in auto? Dio mio. Su Mafia 1 c'era Poli e Sam, erano una bestia. Già, questo lo metto di sotto, raga. Che cazzo stai andando? Ma che cazzo fai? Oggi ti girano? Anche questo è fatto. Andiamo, fatti vedere! Pezzo di merda! Andiamo, andiamo, andiamo! È tutto risolto questo, no? Sì, ma continua a non avere più una casa. Tranquillo, le cose vanno bene. Presta, prendi denaro per prendertene un'altra. No, no, presto sono morto. Andiamo a cena a casa. Allora per te va bene se uso il tuo divano. Possiamo fare di meglio. Ecco, prendi queste chiavi. Sono dell'appartamento di Martin. Me ne sto occupando per conto di sua marcia. Nel frattempo puoi usarlo tu. Sì, grazie. Ok. Non ringraziarmi, sei troppo vecchio per dormire sul mio divano. E poi l'ho appena comprato. L'appartamento di Martin è a Oyster Bay. Ok, perfetto. Non molto. Quello non era neanche la metà di ciò che si meritavano. Dai, tutta quella roba bruciata. Sono solo oggetti, Vito. Solo oggetti? Era la mia roba, Joe. Per cosa facciamo quello che facciamo, eh? Per comprare oggetti. Vestiti, macchine, femmine, case. Adesso ho il culo per terra. In quella casa c'era tutto il mio denaro. Avevo giurato a me stesso che non sarei mai più stato povero con il mio vecchio. Ehi, ok, ho capito. Non preoccuparti, penseremo a qualcosa. Ti riprenderai presto. Per te il cazzo di bicchiere è sempre mezzo pieno, eh? No! Cazzo, guida come mia nonna, lo sai? Sono morto! Non so se tua nonna era morta pure. Sì, vabbè. Dai, vaffanculo. Sei quasi a secco. Oddio. Ma non ho manco una lira, anche volendo. Ok, dovrebbe essere qua l'appartamento, da qualche parte. Vediamo com'è sta casa. Vabbè, ma a noi qualsiasi cosa va bene, ste cazzi. Che minchia di porcile. Oddio, quanto vorrei soldi per andare in albergo. E vabbè, meglio di niente, dai. Qua ci abbiamo i vestiti. Guarda il pezzo di abito che abbiamo messo, raga. Il nostro Vito, guarda il nostro Vito. Capitolo 12, finalmente.
La mia casa è bruciata assieme a tutti i miei soldi. Ebbi pure qualche problema con gli sbirri, ma se ne occupò Eddie. E dato che non avevo assicurazione, ero costretto a vivere in quella merda di appartamento finché non mi fossi ripreso. Almeno avevo salvato Leo. Scomparve senza lasciare traccia. Harry mi fece un grosso favore. Eddie lo tirò comunque dentro appena saputo della fuga di Leo. Io e Joe avevamo un nuovo partner. Ok, suona il telefono, signori. Ma chi cazzo è? Ehi, Vito, sono Harry. Senti, sto organizzando qualcosa di grosso. Voglio che ci entri anche tu. Se ti interessa saperne di più, vediamoci al Lincoln Park. E portati un ferro. Ok, ci vediamo là. Abbiamo tutti i ferri del mondo noi, quindi possiamo andare. Incontriamo Harry, signori. Questo sarà un episodio magari un po' più lungo, raga, ma è il miglior modo per non far durare questa serie troppo. Devo cercare di terminarla perché abbiamo tanti giochi che aspettano di essere cominciati e purtroppo non posso farlo perché troppe serie, è impossibile poi gestirle tutte, sia per voi che magari c'è la serie che aspettate di più, quella che aspettate meno, sia per me perché troppi giochi, troppe storie, finisce che non capisco un cazzo di nessuna. Porca puttana, il motore. E ripara il motore così, raga, sarà tipo bollente, ma vabbè. Dai, ma veramente, inguidabile, raga, inguidabile sta merda. Ho preso il marciapiede, raga, minchia, un centimetro e sono volato. Allora, siamo arrivati, siamo quasi senza benzina, tra l'altro, mamma mia. Lo so, non potrei entrarci, ma sti cazzi. Con tutta la macchina. Arriva. Ehi, come va? Ciao, Vito. Ma che cazzo mi stai dicendo? Ascolta, ho ficcato il naso negli affari di Carlo. Vito, come minchia l'hai messo il cappello? Allora la ragione per cui ha fatto ammazzare Clemente è che anche lui vendeva droga e gli rubava i clienti. Sarà l'incidente, raga. Ora deve liberarsi di un ultimo ostacolo. L'unico uomo che può impedirgli di diventare fornitore principale dell'intera città. Frank Vinci. Com'è che lo sei? Ho parlato con delle persone fedate. Ok, e questo che c'entra con noi? Se può farlo lui, perché non noi? Un chilo di eroina in Francia costa 2.500 dollari. Altri 1.000 dollari e la fai arrivare qui. Eh? E noi ci becchiamo 11 testoni solo per portarla agli spacciatori. Sono 7.500 dollari di guadagno per ogni chilo. Sì, e che mi dici di Falcone? Carlo non lo scoprirà e anche se lo fa ci minaccerà e ci chiederà una fetta. Ok, ma dove la compriamo la roba se Carl è l'unico fornitore in città? Sono più avanti di voi. Che cosa sapete delle Tong? I gialli. Sono un'organizzazione per immigrati cinesi, giusto? Che minchia ho detto? I gialli. Giusto, ma è una facciata per altre operazioni. Gestiscono il quartiere cinese, stanno tra di loro. Però alcuni vogliono fare affari con gli esterni e gli servono intermediari, visto che molti hanno paura di trattare con loro. Gli intermediari saremo noi. Già. All'inizio ci daranno 10 chili. A quanto? 35.000. E noi le vendiamo per? 110. Minchia. Ok, ma come mettiamo le mani su 35 testoni? Conosco uno strozzino, l'ebreo sulla Palisade. Ce le presterà se gliene ridiamo 45. E così ci beccheremo più di 20 testoni a testa. Niente male, solo per spostare un po' di roba. Ma sai chi si farà sta merda? Che te frega, finché non è nel nostro quartiere. Vinci aveva ragione. Droga vuol dire problemi. Senti, si drogano solo gli idioti, i poveri e i falliti. E se sono tanto ansiosi di ammazzarsi, io li aiuto volentieri. Specialmente per 20 testoni. Ho dei clienti nel ghetto. La distribuiranno loro. Non è un nostro problema. C'è state o no? Ci sto. Ora, Giovedo, non essere stupido. Sono 20 pedestoni in un pomeriggio. Quando? Proprio ora. Se non accettiamo l'offerta, le Tong troveranno qualcun altro. Dai, Vito, sarà una passeggiata. Prima devo togliermi andiamo il cappello, dai, messo così Vito, in gola. Che ne dici di portarci a Palisade Street? Ok, andiamo. Perfetto, ti prego, dimmi che si è sbagliato. Meno male, ho tolto il cappello così. Dove cazzo è la mia macchina? Scusa. Ah, è lì. Non ti confondere, bro, la macchina è qua. Porca puttana, raga, il cappello in gola ce l'avevo. Ma levati dai col... Ma che cazzo è? Ma perché non... Ah, quest'auto non ha tutti i passeggeri. Meria. No! Porca puttana. Buono. Bianco, arma... Ricevuto. Salite. Agenti a terra, sparate a quel bastardo. Dai, sali. Ricevuto. Vuoi salire, Harry? Ok. Ci siamo presi una allora, macchina, chi ragazzi. Chi incontriamo, Harry? Si chiama Bruno.
È uno dei pochi in città che possono fare un prestito così grosso. Se non ce lo fa, che succede? Allora salta l'accordo. Ma non preoccuparti, io lo conosco. Ci darai soldi. Non c'è nessun altro che ci può prestare quei soldi. Ce ne sarebbero altre tre, ma se intendi chiedere $35,000 a Carlo, a Frank Vinci, accomodate pure. Ok, ma grazie. Chi è il terzo? Non è più in affari. Qualcuno ha fatto saltare in aria una stanza con dentro tutti i suoi ragazzi e poi gli ha sparato in faccia con un Thompson. Ah. E dai, abbiamo detto che non dovevamo parlarne. Allora, Harry, com'è che questo ha tutti sti soldi? Adesso abbia ottenuto i soldi da alcuni boss di fuori città che sono nella commissione. Sì? Dice davvero? Eh già, ecco perché dobbiamo fare attenzione. Inoltre, è meglio che questa cosa non si sappia. Possiamo fidarci? Certo, c'è chi si fa prestare i soldi da lui da sempre. Finché siamo puntuali con i pagamenti non avremo nessun problema. Che puttana, oh, ma che cazzo? Che cazzo è sta roba? Non posso trasportare tutti qua. Che puttana. Aia, no, no, no. Madonna. Sì, sì, con la polizia dietro ci sta. Vai, vai. Madonna, tua madre. Tua madre, tua madre, tua madre doveva pestarti. Fate attenzione. Che cazzo. Uso di armi automatiche autorizzato. Aspetta, R, aspetta un attimo. 10-4. Tutto ok? Minchia, non ci credo. Ma tua madre, non riesco a liberar... Aia. Perfetto, perfetto. Ma si è rialzato quello... Ok, vogliamo andarcene da qui per cortesia? Mamma mia, raga, ma non riuscivo a liberarmi da sta polizia, che due coglioni. Vai che ci siamo, vai che ci siamo. Andiamo a parlare con sti gialli qua, in questo vicolo scognito. Ciao ragazzi, siamo qui per Bruno. E là, Harry, se avete delle armi, tiratele fuori. Mi devo controllare. Ok, c'è il cazzo lì, eh. Ciao, Bruno. Salve, Henry. Allora, a cosa devo il piacere della tua compagnia? Mi servono 35 testoni in biglietti da 20. Sono un sacco di soldi, Henry. Un sacco di soldi. Dimmi, perché dovrei darli a un pesce piccolo come te, eh? Convincimi. Ho un affare sicuro. Ne riavrai 45 entro la settimana. Che tipo di affare sicuro? Mi dispiace, Bruno, è un segreto professionale. Allora 45 non bastano. Sarei più tranquillo con 65. È un po' troppo, anche per te. 50 al massimo. Henry, Henry, non ho alcuna garanzia che rivedrò i miei soldi. E tu non hai nessun altro a cui rivolgerti. Che ne dici di 60? Non vederli come interessi. Diciamo che sono la mia fetta di torta. 55, ultima offerta. Se me ne chiedi di più, ci rimetto io. D'accordo. Ti do $35,000 e tu me ne ridarai 55,000 entro venerdì. Se non mi ripaghi entro quella data, il debito sale di 10,000 alla settimana. Li avrai entro venerdì. Ok. Isaac, prepara $35,000 in pezzi da 20. Sai che mi fido di te, Henry, ma se cerchi di fottermi, ricorda queste parole della Bibbia. La mia collera si accenderà e vi farò morire di spada. Le vostre mogli saranno vedove e i vostri figli orfani. Esodo, capitolo 22, versetto 23. Sono colpito. Non dai l'idea di uno che va molto in chiesa. Ma ricorda, i soldi non sono miei. Quindi anche se riuscirai a liberarti di me, non ti libererai del debito. Per cui niente cose strane, ok ragazzi? Certo, Bruno. Grazie, Isaac. Vuoi contarli, Henry? No, mi fido. Te li riporterò venerdì assieme alla tua fetta. Lo spero. Buona fortuna, ragazzi. E questo, raga, tipo tosto. Bello, bello, bello. Vai al magazzino della Sea Gift. Allora, raga, io direi però che forse per questo episodio possiamo concludere qua. Perché meno male abbiamo fatto un sacco di robe. Adesso dobbiamo andare in questo magazzino. Insomma, ci succederanno tante robe.
per questo episodio noi ci salutiamo. Signori, vi ricordo sempre di lasciare un like, ma già lo state facendo, e vi ringrazio di cuore per il supporto, veramente. Se non siete iscritti, iscrivetevi, e noi ci vediamo nel prossimo episodio con Mafia 2. Ciao, bene, bene.